anche di sole. E in questo pomeriggio di RF1 abbiamo ospite, iniziamo subito in grande con la dottoressa Dina Martufi per l'unità operativa di medicina fisica e riabilitazione dell'area vasta 4, e le do il benvenuto, dottoressa. Grazie e buon pomeriggio a tutti. Bene, io sono felice anche di avere oggi anche lei. In questi giorni si stanno susseguendo sulle nostre frequenze le dottoresse dell'area vasta 4 per le varie unità operative, e oggi parleremo insieme a lei di come mantenere benessere e forma fisica in menopausa. Quindi io le do il benvenuto a nome di tutta quanta la redazione di Radio Fermo 1. Grazie. A questo proposito vorrei ringraziare l'URP, in particolare la dottoressa Spagna, e il direttore della mia unità operativa, la dottoressa Toresi, che mi ha, diciamo, tra virgolette, scelto per questa iniziativa, e poi Radio Fermo, che ci dà quindi la possibilità di poter divulgare queste notizie, questi aggiornamenti, queste cose a un grande numero di persone, diciamo a tutta la popolazione. Infatti in questi giorni proprio sono arrivate tante domande, tante richieste, perché comunque è un argomento di attualità e soprattutto per il mondo femminile molto importante. Come è molto importante, dottoressa, l'esercizio fisico in menopausa, vero? Sì, l'esercizio fisico diciamo che è importante un po' a tutte le età, infatti si fa fare anche ai bambini, no? Ecco, il Ministero della Sanità, proprio per sottolineare l'importanza dell'esercizio fisico, sì, ha elencato, diciamo, una serie di livelli di attività per l'età adulta. Bene, ecco. Dottoressa, una cosa, può parlare un pochettino più distante dal microfono? Sì, okay. Perfetto. Okay. E inoltre ha stimato che meno del 50% donne non fa attività fisica, e veramente siamo la stima è anche peggiore, diciamo è intorno al 40% di tutte le donne non fa attività fisica. Questo dato tende a decrementarsi nel tempo fino a raggiungere, diciamo, un drastico decremento nell'età menopausale e post menopausale per diversi ordini di motivi, mentre fare l'attività fisica proprio in questo periodo delicato della donna riveste un ruolo importantissimo. Poi vedremo perché. Certo, l'attività fisica è importante farla nell'arco di tutta quanta, esatto, la vita, no? Però in questo frangente, in questo lasso di tempo appunto che è la menopausa, perché racchiude una serie di anni, no? Sì. Come abbiamo, sì, potuto appurare. La premenopausa, tutto il periodo del climaterio, poi la periodo proprio della menopausa, e abbiamo detto, diciamo, un anno circa dell'assenza delle mestruazioni, e poi tutto il periodo post, diciamo, post menopausa, dove si possono, diciamo, ancora verificare dei disturbi della menopausa, quindi le vampate, l'irritabilità, tutte queste condizioni, questa sindrome, diciamo, complessa che caratterizza la menopausa, e questo dovuto al calo degli estrogeni, perché l'ovaio poi diminuisce sempre la sua produzione di estrogeni fino a cessare la sua attività di produzione estrogenica. E questo è il punto, cioè gli estrogeni sono protettivi su numerosi organi e apparati. Ok, quindi poi vedremo come l'esercizio fisico va, diciamo, non a sopperire, perché ovviamente si deve fare la terapia medica, utilizzare le vitamine, calcio, magnesio, il gruppo D, la vitamina D, il gruppo B, ecco, e quando serve, quando gli specialisti lo ritengono opportuno, anche appunto fare una terapia sostitutiva estrogenica. Quindi non è che l'esercizio fisico va a sostituire la terapia medica, ma sicuramente aiuta moltissimo, come vedremo. Allora, praticamente gli estrogeni sono protettivi, dicevo, verso numerosi organi e apparati, di questo è già stato parlato, però è opportuno fare queste precisazioni per poi, diciamo, inserirmi con il beneficio dell'attività fisica. Quindi gli estrogeni sono protettivi per le malattie cardiovascolari, per diversi meccanismi. Diciamo che il meccanismo principale è quello che abbassa le LDL, cioè le lipoproteine a bassa densità, mentre promuove le HDL, che sono lipoproteine a bassa densità, ad alta densità, cosiddetto tra virgolette colesterolo buono. Queste lipoproteine sono capaci di spostare il colesterolo dalle periferie, cioè parliamo di arterie,
verso alcuni tessuti che riescono quindi a utilizzarlo, metabolizzarlo poi con il fegato e eliminarlo con le urine. Quindi ecco come tutte le patologie che derivano, diciamo, dall'aterosclerosi, okay, quindi l'ateroma, no? che si forma, quindi se c'è meno colesterolo che si ferma all'interno delle arterie, sto spiegato un po' semplicemente, quindi certo. C'è meno rischio di aterosclerosi, meno rischio quindi di infarto e di patologie, ecco, come l'ictus cerebri. Infatti queste sono patologie notoriamente più frequenti nell'uomo, okay? Perché nella donna c'è la protezione estrogenica, dopo la menopausa questa protezione, l'incidenza diciamo più o meno si viene livellata, ecco, quindi anche le donne sono a rischio, ecco. Poi diciamo gli estrogeni sono molto importanti perché favoriscono la genesi di tessuto, la sintesi tessuto osseo, ecco, e soprattutto attivano gli osteoblasti, quindi a produrre tessuto osseo, ecco, ma non solo la produzione del tessuto osseo, perché l'osso non sono dei segmenti o dei tubi statici, diciamo, ma hanno bisogno di caratteristiche di plasticità, quindi regola anche la distribuzione delle trabecole ossee. Se noi potessimo vedere, noi lo vediamo però spesso, no? Però ecco, se in questo momento potessimo vedere una radiografia del femore, vedremmo come le trabecole ossee sono disposte in maniera che la natura fa appunto delle ossa biomeccanicamente perfette per resistere alle sollecitazioni, e questo è molto importante. Quindi dai 30 ai 40 anni si assiste a una graduale perdita di massa, di plasticità, ossea, e questo sì, cioè di massa ossea e anche di queste caratteristiche, certo, perché gli ormoni che regolano gli estrogeni, scusami, regolano anche questa importante funzione della resistenza dell'osso alle sollecitazioni. E ecco, e quindi cosa succede? Che poi, ecco, nell'età menopausale questo è un drastico decremento della matrice ossea. Inoltre gli estrogeni regolano anche la produzione di tessuto adiposo, ecco, perché rallentando il metabolismo si rallenta quindi anche il metabolismo dei grassi, quindi questi grassi si vanno, diciamo, a produrre di più, ma soprattutto ad accumulare in zone, diciamo, non tipiche femminili, diciamo, perché diciamo che nell'età fertile l'adipe si va ad accumulare soprattutto nelle cosce, nei glutei, nell'addome, che sono proprio zone tipiche, no? Si chiama infatti distribuzione ginoide. Con la perdita quindi di questa funzione appunto estrogenica, cosa succede? Che si tende intanto ad ingrassare per un rallentamento del metabolismo, ma proprio anche la distribuzione, che diventa più di tipo androide, cioè più sul girovita e sulla pancia, proprio nel girovita. Già dopo i 30 comunque, questa cosa inizia. Io glielo devo dire, dottoressa. E spesso le donne, io prendo le nostre pazienti come punto di riferimento, sono afflitte proprio da questa cosa, perché non solo uno ingrassa, ma pure le punti sbagliati. Esatto. Ecco, però ecco, non è solo un fatto estetico, perché visto che il... Certo, a 30 è un fatto estetico, a 50 logicamente inizia a diventare invece l'inizio di un processo. Certo, perché poi si è visto che il grasso viscerale, il grasso addominale aumenta il rischio cardiovascolare. Come si fa a calcolare, no, questo rischio cardiovascolare? Esatto. No? Perché, ecco, in maniera, ecco... Perché sì, poi questa è la domanda, no, che magari si potrebbero porre i nostri radioascoltatori, cioè nel senso, in che maniera io posso capire se sono soggetta? Esatto. Perfetto. Allora, praticamente dunque, i parametri che si prendono sinceramente sono anche più complessi, quindi poi l'altezza, il rapporto tra il cingolo scapolare e pelvico, cioè non è poi così semplice, però questo può semplificare, no, già la cosa, cioè noi possiamo andare a misurare diciamo l'addome con proprio a livello centimetrico. Centimetrico. Ecco, deve avere la misurazione si fa sopra le creste iliache, quindi sopra l'osso del bacino, meglio farlo proprio dove c'è l'ombelico, proprio in quel punto, perché lì è la massima proprio diametro, possiamo così dire. Allora, nell'uomo il rischio cardiovascolare è sopra i 120 centimetri, perché è più naturale per l'uomo, no, avere questa distribuzione, mentre per la donna cosa succede? Che per la donna fino, 70 non c'è rischio,
basso rischio, eccetera, eccetera, però arrivare a 109 già il rischio elevato, sopra ai 110-120 il rischio è un rischio abbastanza alto, capito? Quindi bisogna... E lì come bisogna comportarsi? Dopo niente, bisogna fare quindi una visita cardiologica, una visita medica, fare anche le analisi, cioè fare, diciamo, i valori ematici di glucosio, di lipidi, cioè insomma indagare, quindi... indagare veramente, no? Perché... perché non è detto che ci sia, poi anche la familiarità, diciamo, no? Oppure se è già diabetica, se è già ipertesa, capito? Quindi... Però comunque è importante, perché questo potrebbe essere già dalla misurazione comunque della vita, capire se comunque si potrebbe essere, no? Ci potrebbe essere uno sviluppo di rischio cardiovascolare, esattamente. Allora, dopo i 45 anni fisiologicamente inizia anche una perdita di massa muscolare. Ed è proprio prima, fino a 45 anni, cioè si ha comunque piano piano questa perdita, però non si nota verso i 45, fino ai 45, invece diciamo che verso i 50 anni si comincia a notare di più, però qui vorrei fare una precisazione, ecco, perché poi dirò che si può perdere fino al 50%, no? E poi fino al 70%, però non è detto, cioè fino al, bisogna vedere poi... il fisico, no? Della persona. La costituzione di base, bisogna vedere anche se questa signora ha fatto già attività fisica, se ha un muscolo allenato. Perché infatti le chiedo, dottoressa, scusi se la interrompo, è sempre, cioè il muscolo, no, in alcune persone può dare dei risultati, si possono ottenere dei risultati, invece in altre magari non succede. Ecco, come avviene l'allenamento, come viene la, ecco, io ne parlo poi dopo, guarda, quando parlerò dell'attività, diciamo, sull'esercizio fisico muscolare, posso anche anticipare, non c'è problema. Però, come vuole, dottoressa, questa è una domanda che mi è sorta. Sì, sì, la ricordi perché gliela dico. Bene. Ok, questi pazienti, diciamo, sui 70 anni, soprattutto dove già addirittura ci può essere una perdita di massa ossea fino al di massa muscolare fino al 70%, ci riferiscono, sai, non riesco più a evitare la bottiglia, quando salgo le scale mi affatico, a parte che adesso bisogna vedere, perché l'affaticamento bisogna anche indagarlo anche un pochino di più, quindi se c'è un problema cardiologico, se c'è un'anemia per cui uno si affatica. La pressione anche potrebbe... Anche la pressione, la pressione può anche incidere, certamente. Ecco, però... spesso è dovuto proprio a una cioè il muscolo non è più adeguato a certi piccoli sforzi, ok? Quindi questo è molto importante. Sempre parlando dell'attività estrogenica, non dimentichiamo che gli estrogeni sono, diciamo, che sono attivi anche verso il sistema nervoso periferico, ma soprattutto il sistema nervoso centrale. Regolano molto l'attenzione e la memoria. Vedremo come l'esercizio fisico ci va a aiutare anche in questo senso. Cioè, l'attività fisica fa bene per qualsiasi cosa? Fa bene, guarda, l'attività fisica, adesso vedremo quanto fa bene, va a colpire proprio positivamente questi siti che sono rimasti, diciamo, senza attività estrogenica, ecco. Sì, sì, certo. Sicuramente. Infatti l'attività fisica, ecco, è importante proprio perché, diciamo, che i bersagli dove vanno a agire gli estrogeni sono gli stessi dove va a agire l'attività fisica. Infatti si dice che le donne possono beneficiare ancora di più dell'attività fisica. Ah, ok. Perché comunque anche in età fertile, cioè nel senso che poi si ottimizzano i risultati anche con l'attività fisica, no? Già abbiamo il vantaggio degli estrogeni, però con l'attività fisica sono un pochino gli stessi siti dove vanno a agire gli estrogeni, si vanno a beneficiare anche dell'attività fisica, e poi si deve combattere la sedentarietà, no? E anche serve per combattere la sedentarietà. Allora, quindi si riduce, per ritornare agli argomenti di prima, si riduce il colesterolo, si riduce la tolleranza, migliorano i livelli lipidici e glicemici, si riattiva il metabolismo nel sangue, si riduce la tolleranza al glucosio. Infatti le signore addirittura che sono già diabetiche o ipertesi hanno il doppio del vantaggio dall'attività fisica, perché hanno già questi problemi di base, quindi di ipertensione, che vedono proprio migliorare.
causa di, del metabolismo, causa del metabolismo è più facile aumentare di peso, ovviamente, aumentando il metabolismo con l'attività fisica, certo, come se lo muovi, no? Aumentando, cioè con l'attività fisica si aiuta a bruciare i grassi, si aiuta anche a mantenere, diciamo, un muscolo efficiente con l'esercizio fisico, perché diciamo, si aiuta a mantenere la forza e il trofismo muscolare costante con l'attività fisica. Certo, quindi bisogna, è una cosa importantissima, lo diciamo e lo chiariamo ancora di più per tutti quelli che ci ascoltano, l'attività fisica, okay. Va fatta. Avevi appunto chiesto perché, no? Esatto, perché però in alcuni magari devono tribolare un po' di più rispetto ad altri, cioè ad esempio io se mi mettessi a fare, no, attività fisica, sì, subito a me il muscolo mi si ingrossa, per dire, no? Cioè nel senso che subito prende forma. Sì. Io ho un fisico, sono fortunata forse in certo, subito mi si modella. Sì, 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 anzi, benissimo. Devo stare attenta per non diventare una culturista. Ah, no. Cioè per dire, no? Invece ci sono altri che fanno tanta attività fisica, tanto, ma prima di ottenere un risultato, un muscolo un po' definito, devono veramente lavorare tantissimo. Ecco, certo. Lei appunto che si occupa di medicina fisica e riabilitazione, che cosa... Tanto muovendo un muscolo più sangue affluisce al muscolo, quindi più ossigeno, no? Ma non è così poi semplicistica. Cioè, noi abbiamo praticamente una congiunzione che si chiama placca neuromuscolare, che praticamente quando noi diamo l'inizio al movimento, quindi, perché poi sono muscoli striati, no? Che quindi sono muscoli che diciamo noi diamo il comando, per dirla così semplice, al movimento del muscolo, no? E ogni muscolo ha la sua innervazione periferica, no? Uh-huh. Quando noi diamo questo input al movimento, dalla placca neuromuscolare viene stimolata la sintesi delle proteine, perché il muscolo è di materiale proteico, ma a sua volta il muscolo, diciamo, stimola la rigenerazione nervosa periferica, cioè stimolare, questo fenomeno si chiama neuroplasticità, questo fenomeno. Ecco, quindi più noi muoviamo un segmento e più andiamo a ottimizzare la nostra neuroplasticità. Quindi in un certo qual modo anche la memoria delle perché più noi facciamo esercizio e più il muscolo, diciamo, diventa più attivo, più sì. Ha proprio questo nome. Neuroplasticità. E quindi praticamente parte tutto dal cervello. Sì, nei muscoli volontari, sì. Nel senso... Poi abbiamo anche i muscoli involontari, sistema, un altro sistema, diciamo. Ecco, certo. Ecco, questo invece sì. Noi partiamo quindi con l'idea di muovere un muscolo, il muscolo si muove, si aziona la placca neuromuscolare e da lì parte tutto, sia l'attivazione muscolare che la rigenerazione continua, che il muscolo, infatti si dice, no? Si tiene il muscolo attivo e con il nervo anche, no? Okay. Con l'attività fisica. Certo, e quindi che tipo di attività fisica bisogna fare, dottoressa? Questo ci arrivo. Vorrebbe, ecco, ci perfetto, dopo, perfetto. Io perché dopo, sono curiosa, voglio sapere praticamente, no? Volevo finire di dire l'azione dell'esercizio fisico. Perfetto. Ecco, quindi l'esercizio fisico sull'osso, abbiamo visto, no? Che dai 30 ai 40 anni c'è una perdita di massa ossea. Praticamente l'esercizio fisico riesce in un certo qual modo a fare un pochettino quello che faceva, cioè riesce a fare a posizionare, aiuta la matrice ossea, ma non tanto come quantità, ma anche proprio come distribuzione, quindi la qualità dell'osso, un osso che diventa più resistente quindi alle sollecitazioni. Non solo, con l'esercizio fisico possiamo anche mantenere le articolazioni sane, perché con l'esercizio fisico aumenta il liquido sinoviale, aumenta la lubrificazione e quindi l'elasticità articolare. L'esercizio fisico fa molto bene, sappiamo che in età postmenopausale si può andare incontro anche a stipsi, no? Sì, ecco, proprio per il rallentamento del metabolismo, eccetera. Ecco, quindi fa bene anche a quello. Viene aumentata la flora batterica intestinale e gli acidi grassi, che hanno proprietà antinfiammatoria. Agiscono, abbiamo detto, sul sistema nervoso centrale, quindi stati di irritabilità, depressione, insonnia. Questo sono molto, diciamo, abbiamo molto aiuto dall'esercizio fisico, perché l'esercizio fisico fa stimolare la produzione di catecolamine, ma solo
soprattutto di beta endorfine, che sono, che cosa sono? Beta endorfine sono dette gli ormoni della serenità, della felicità, e quindi stimolando felicità molto questo tipo di ormoni, magari con un esercizio fisico, poi lo vedremo fatto all'aria aperta, eccetera, quindi abbiamo tanti vantaggi. Quindi guarda, se prendiamo come traccia, no, il rischio di cadute, di fratture, vediamo come l'esercizio fisico, infatti mi avevi preceduto, no, fa bene sia per la densità ossea, per il muscolo, per l'equilibrio, perché poi si sviluppano anche molto i processi di aggiustamento, no? Quindi sempre per i benefici sul sistema nervoso, ok? Uh-huh. Ecco, perché poi quando il muscolo va giù, no, ci dicono, ma non ce la faccio più a mantenere neanche l'equilibrio, perché molti gruppi muscolari sono molto importanti per mantenere l'equilibrio, no? Quindi uh-huh, l'esercizio fisico ci fa bene a questo. Ecco, l'osso è più compatto, il muscolo è più... tutto il sistema neurologico, il sistema nervoso centrale, le reazioni di aggiustamento, quindi vediamo come il rischio di cadute si decrementa, diciamo, il rischio di si allontana, diciamo, la possibilità di osteoporosi, si aumenta la qualità dell'osso e si mette l'osso a meno rischio di fratture, di cadere e di fratture. Quindi guarda come l'esercizio fisico sia, è importante, per esempio, prendendo la traccia della... solo, certo, dell'osteoporosi, del rischio di fratture. Che poi sono frequenti dopo una certa età, il rischio di cadere, di perdere l'equilibrio. Certo, perché non si hanno più tanto queste reazioni di aggiustamento negli anziani, no? E quindi rischiano di cadere. Quando cascano, magari cadono, trovano anche magari un osso che non è più, diciamo... bello compatto, magari già c'è un'osteopenia, un'osteoporosi magari più frequentemente, e quindi c'è più rischio di fratture. Bene, 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 bene. E adesso vorrei, prima di lanciare la canzone, perché appunto a me faceva piacere passare poi alle domande, anzi ne approfitto anche per ricordare il nostro numero di telefono, 337 10 95 674. Questo è il nostro numero per porre delle domande alla dottoressa Dina Martufi riguardo appunto a come mantenere il benessere e la forma fisica in menopausa, oppure potete anche commentare, perché siamo anche in diretta Facebook, quindi sulla nostra pagina Radio Fermo 1 potete commentare sotto e scriverci le vostre domande. Già ne sono arrivate diverse, dottoressa, poi dopo la canzone gliele sottoporrò. Nel frattempo appunto volevamo concludere con appunto quali attività fisiche bisogna fare in questo frangente, oppure abbiamo ancora delle delucidazioni in merito. Allora, no, possiamo passare a parlare del tipo di attività. L'attività deve essere sicuramente un'attività aerobica. Cosa significa aerobica? Ecco. Anche questa è una domanda che spesso si fa, no? Sì. Io lo spiegherò molto semplicemente. Sono delle attività in cui l'ossigeno è parte integrante della produzione di energia da parte del muscolo. Parliamo di ATP, però parliamo di energia, delle risintesi dell'energia. Questo è molto importante. Ecco, non è lo sforzo, infatti viene anche detto endurance training, cioè un esercizio che può essere fatto per più tempo, cioè non è lo sforzo anaerobico, uh-huh, è un esercizio dove appunto l'ossigeno prende parte all'esercizio, può essere fatto anche per lungo tempo. Questo non significa che va fatto per lungo tempo, però ci dà anche una maggiore possibilità di farlo per lungo tempo. Ecco, l'esercizio fisico per poter essere efficace deve essere però costante, deve diventare proprio uno stile di vita, deve essere fatto costantemente. Le linee guida parlano di farlo 3 volte a settimana, 30-40 minuti a seconda dell'allenamento, eccetera. Oppure può essere ridistribuito su 5 giorni a settimana per 10-20 minuti. Ok, quindi però ecco. Per esercizio fisico noi possiamo intendere tante cose, come ho detto prima, no? A seconda della persona, del vissuto, eccetera. Ecco, quindi può essere anche un esercizio fisico se uno è abituato a farlo in palestra, magari alternato esercizi di stretching, eccetera. Però ecco, diciamo che generalmente noi possiamo fare o degli esercizi
proprio degli esercizi che non dobbiamo mai dimenticare: il rinforzo delle braccia, il rinforzo delle gambe, quindi esercizi per mantenere il trofismo, la forza muscolare, esercizi per mantenere l'elasticità della colonna vertebrale, evitare le contratture, per il rachide cervicale, quindi inclinazioni, rotazioni, quindi sempre e sempre alternati alla respirazione. La respirazione è molto importante, anche perché stiamo parlando di esercizio aerobico. Quindi la respirazione deve essere diaframmatica, no? Come si dice di solito, col diaframma. Una respirazione profonda, esatto. E questi sono esercizi che si possono fare anche a casa, tipo per quelli delle le rotazioni del volto, no? Ad esempio destra, sinistra, rotare. Possiamo farle pure a casa, certo. Oppure anche con le braccia, se si fanno le bottiglie, no? Dell'acqua. Sì, uno può utilizzare quello che vuole, l'importante è che questi esercizi si facciano. Poi noi adesso, per attività fisica non è solo l'esercizio, potrebbe essere anche una camminata, una passeggiata, fare jogging, ovviamente, poi parleremo anche un attimino di questo, nel senso che jogging va fatto ovviamente con intensità, con una velocità, anche una corsa, una passeggiata, la velocità, cioè quanto devo andare veloce, no? Okay. Sì, tanti quando, no, dicono la camminata veloce, anche no? Qui varia a seconda della persona e del tipo di allenamento, poi ci possiamo basare dalle sensazioni che ci dà il nostro corpo, quindi quando sentiamo che l'attività cardiaca, sentiamo quindi le palpitazioni, sentiamo quindi un po' di affaticamento, no? Un po' di respirazione, però ovviamente rallentiamo, andiamo un pochino più piano. Negli ultimi anni hanno preso molto piede le attività, vabbè, lo yoga era già conosciuto, il tai chi. Io l'ho praticato, dottoressa, il Tai Chi Chuan, è veramente una disciplina dolce, meravigliosa. Dolce, ecco, è praticato e si vedono nei parchi anche italiani, che prima era più praticato all'estero, questo gruppo di signore che fanno questa pratica, che sembra una danza, sono dei movimenti molto lenti, armonici, continui. Sì, praticamente sono i movimenti quelli della Kung Fu, però trasportati in una maniera dolce. Sì. Guarda, una cosa meravigliosa, dottoressa, a me piace tanto quella pratica. Fa molto bene. Non bisogna dimenticare una cosa, però noi stiamo parlando di attività in donne che a livello fisiologico, cioè comunque non persone che hanno già dei problemi. Infatti, prima di fare un'attività, di iniziare un'attività fisica, bisognerebbe sempre fare una visita cardiologica degli esami, diciamo, ematici. Per scoprire poi una serie di esami per stare insomma tranquilla che tutto sia corretto, che tutto vada bene. Un'altra attività, per esempio, perché non tutte le signore vogliono fare attività fisiche, no? Alcune sono reticenti all'attività fisica. Ah, proprio, se possono farne a meno, tante. Io sto pensando per anche esempio a mia madre. Il ballo, no? Il ballo è un'attività, è una bellissima attività con la quale si può, diciamo, socializzare, si può, quindi è un divertimento, però nello stesso tempo è un movimento armonico. Ed è un movimento, poi se si fa spesso, quindi diventa una sorta di attività. Non c'è età per iniziare un'attività fisica. E a qualsiasi età si può iniziare, ci si balli può di sala, tango, sì, latinoamericano. Tutto, si può, ogni cosa, diciamo, ogni. Può rappresentare l'attività, l'importante è muoversi, ecco, l'importante è combattere la sedentarietà e poi che sia costante l'esercizio, che sia costante nel tempo, voglio dire, che non è che uno lo fa adesso due mesi, poi si ferma, a parte che non ci siano delle condizioni particolari, ci mancherebbe. Ecco, certo, particolari, è sempre il caso. Dovrebbe diventare uno stile di vita. Bene, uno stile di vita è questo, che poi tra il lo sappiamo tutti, no? Che bisognerebbe farlo, però dopo tanti hanno delle remore, hanno delle cose che non riescono veramente a metterlo in pratica. Bene, lei ha scelto una canzone che è proprio inerente, dottoressa, perché si chiama Muoviti, Muoviti, di Jovanotti. Come mai la scelta? L'ho scelta perché...
l'ho scelta perché di mia conoscenza, così ho pensato quale poteva essere questa proprio ad hoc, perché dice tantissime volte muoviti, muoviti, poi c'è un ritmo molto bello, molto coinvolgente, diciamo. Sì, assolutamente. Quindi la dottoressa Dina Martuffi consiglia di muoversi. Eccola qui. Oh yeah! Amore, ho deciso. Lo chiameremo Ben. No, voglio chiamarlo Paul. No, Ben, come nonno. Ma anche Paul, non so perché. Ho detto Ben. Io dico Paul. Ben. Paul. Ben. Paul. Ben.
Non scendere a compromessi. Con Opel Grandland X Hybrid Plug-in hai l'intelligenza di un ibrido e la potenza di un SUV 4x4. Scopri Grandland X da 289 euro al mese con fritto Moon Lease, sabato e domenica. Nardis Car, concessionaria Opel, ti aspetta anche sabato e domenica a Marina Palmense, Porto Sant'Elpidio, Piane di Montegiorgio. E ritorniamo in diretta su Radio Fermo 1, sono le 15:43 minuti, abbiamo appena ascoltato la canzone di Jovanotti, Muoviti, Muoviti, e poi naturalmente abbiamo qui ospite la dottoressa Dina Martuffi per l'unità operativa di medicina fisica e riabilitazione dell'area vasta 4, che appunto questo è il suo consiglio, il consiglio di muoversi, perché l'attività fisica va bene soprattutto quando si entra in menopausa per la donna, perché bisognerebbe farla sempre, insomma tutta la vita, però in quel preciso momento, che poi non è soltanto un momento ma una serie di anni, va a rinforzare tante cose, come dicevamo. Vogliamo riassumerle, dottoressa? Rinforza, sì, le ossa. Allora, rinforza le ossa, rinforza il tessuto il muscolo, migliora tutto il sistema nervoso, quindi centrale, e quindi la capacità di mantenere l'equilibrio. Ecco, serve quindi, diciamo, per tutto, ecco, migliora l'umore, leva gli stati di irritabilità, l'insonnia, quindi diciamo che agisce proprio a 360 gradi. È importantissima. Bene, allora io le vado a leggere poi le domande che ci sono arrivate, dottoressa. Dice: io ho l'artrite, dottoressa, reumatoide. Ecco, come mi devo comportare con questa patologia per l'attività fisica? Allora, l'artrite reumatoide è una patologia multisistemica, autoimmunitaria e infiammatoria. Multisistemica perché può coinvolgere diverse articolazioni. Di solito le articolazioni più coinvolte sono le articolazioni del polso, della mano. Ecco, però possono essere coinvolte anche altre articolazioni, anche il ginocchio, l'anca, addirittura la spalla, per cui è importante fare su questa paziente un lavoro adattato, cioè bisogna vedere, valgono tutte le regole che ho detto prima, però in caso artrite reumatoide bisogna tenere conto della localizzazione della, diciamo, della patologia, no? Della localizzazione prevalente della patologia, non dimenticando che viene coinvolto anche il muscolo, quindi apparato muscolo-scheletrico, in particolare le donne che fanno terapia steroidea, quindi si può avere un'ipotrofia muscolare, quindi tenere conto anche, quindi non dimenticare, cioè quando si fa l'esercizio fisico, quindi andare sempre a rinforzare e a pensare anche di rinforzare il muscolo e di tenere elastiche appunto le articolazioni. Ecco, però possiamo dire che possiamo prediligere le attività magari in acqua, le attività dolci, dove non si vanno, ecco, a sovraccaricare quelle articolazioni più colpite. Un'altra cosa importante, siccome una malattia infiammatoria, magari non astenersi da fare l'attività fisica quando nei periodi di maggiore recrudescenza della patologia. Certo, lì sarebbe meglio non sarebbe praticare. Meglio, no. Beh, certo, in quei momenti si fa la terapia, e come ha spiegato molto bene la mia collega dottoressa Farina, quindi fare la terapia e stare tranquille, ecco, perché si rischia di andare a infiammare le articolazioni o andarle magari a sollecitare, proprio perché sono più deboli quelle articolazioni colpite. Certo, dottoressa, la ringrazio. Un'altra domanda che ci è pervenuta a Radio Fermo 1: in caso di osteopenia, l'attività fisica è consigliata? Se sì, di quale tipo? L'ho detto fino adesso che è consigliata, no? Lo richiediamo. Assolutamente. Diciamo, lo ribadiamo, magari, dottoressa. Visto che questa signora ha fatto questa domanda, si possono fare magari un paio di precisazioni solo. Ecco, il fatto che siccome l'osso è più fragile, magari evitare diciamo di fare degli sforzi, magari delle flessioni eccessive, ecco, perché l'osso, essendo più fragile, si può anche rompere, no? Parliamo più che altro poi di osteoporosi,
Mm-hmm. Comunque, un altro consiglio, diciamo, generico, è quello di magari di farla a corpo libero, non utilizzare degli attrezzi, delle cose dove magari devi salire, si può cadere. Ecco, in questo senso non dimentichiamo che esiste la frattura in due tempi, non c'è solo la frattura rovinosa che si cade per terra, viene la frattura magari del femore, no, cioè si può anche fratturare un segmento perché magari è posto a sollecitazione, oppure si sbatte perché appunto non si sta, ecco perché dico a corpo libero, senza evitare delle posizioni, diciamo, troppo accentuate. Ecco, questo potrebbe essere, per il resto vale quello che ho detto fino adesso, va fatta l'attività fisica e costante, perché in questo modo si aumenta la matrice ossea, ovviamente insieme alla vitamina D, calcio e vitamina D, che si può essere dato anche per prevenzione, quindi dell'osteopenia, dell'osteoporosi. Ecco, il magnesio è molto importante, e poi quando viene ritenuto opportuno, no, di base si fa anche la terapia, quando lo specialista lo ritiene opportuno, si può fare anche la terapia estrogenica, che abbiamo visto che fra le varie cose fa bene anche alla matrice ossea. Ecco, molti utilizzano, no, gli antiossidanti, no? Che ruolo hanno nella menopausa? Cioè, chi cura la pelle, no? Per i radicali liberi, tutte queste cose. Anche nell'attività fisica comunque entra nella menopausa. Allora, diciamo che, come ho precisato prima, sì, è vero che l'esercizio fisico fa bene un pochino a tutto, però non dimentichiamo che dobbiamo anche stare attenti a un certo stile di vita, diciamo, quindi la corretta idratazione, le linee guida parlano di 1,5-2 litri al giorno, quindi di acqua, ecco, la corretta idratazione, l'utilizzo di vitamine, anche quelle del gruppo B sono molto importanti per il muscolo, per il tessuto nervoso, ovviamente la vitamina D, la vitamina C, che anch'essa è un antiossidante, e l'utilizzo proprio anche oggi c'è molto, diciamo, l'uso comune degli antiossidanti, viene usato, ecco, come dicevi, anche per anti-aging, no? Sì. Ecco, va bene. Però non dimentichiamo che sono degli studi, diciamo, recenti che diciamo danno una grossa responsabilità in senso positivo degli antiossidanti sulle malattie degenerative. Sembra che giochino un ruolo positivo per frenare, diciamo, l'insorgenza delle malattie degenerative. Non dimentichiamo che... Quindi non soltanto per l'esteriorità, no, ma anche no, proprio a livello... Tutti i sistemi cellulari invecchiano, no? Quindi invecchiano anche quei sistemi cellulari che vanno a neutralizzare i radicali liberi. Okay? Certo. Ecco, e quindi è importante fare la terapia anche sostitutiva con gli antiossidanti, cioè, possiamo chiamarla sostitutiva, quindi sono degli integratori gli antiossidanti, però ecco, sembra che abbiano un ruolo importante anche assumerli per, positivo. Sì, per diciamo, limitare l'insorgenza delle patologie degenerative, quindi vi consiglio moltissimo gli antiossidanti. Bene. L'utilizzo degli antiossidanti. Dottoressa, è arrivata proprio adesso una domanda, io gliela vado a leggere, un'altra domanda è arrivata. In caso di forte anemia nella donna, sì, con emoglobina, dell'esame emocromo sotto 8, sì, ok, o anche a 7 grammi, certo, no? Cioè, beh. Dice, l'attività fisica di solito è sconsigliata. Con quali valori di emoglobina si può intraprendere un'attività fisica? Beh, 8, diciamo, siamo valori abbastanza bassi. Diciamo che, come dicevo prima, è importante sempre fare una valutazione anche dal proprio medico di base, diciamo. Se si ha un'anemia, una forte anemia, non è il caso, diciamo, una ginnastica dolce, per carità, si può fare, non è che non può fare una camminata, assolutamente, però fare intraprendere un'attività fisica, diciamo che comporta, perché poi ecco, come ho detto prima, no, magari il senso di affaticamento viene attribuito al fatto che uno non è allenato, invece sente proprio questa tachicardia, che è proprio uno dei sintomi, no, proprio degli stati anemici, e quindi è importante fare degli esami prima. E c'è un valore che bisogna superare per poter poi intraprendere un'attività fisica regolare? No, il valore deve essere, no, sempre regolare, diciamo. Sopra 10, per sì, dire? Assolutamente, no, beh, anche 15 di più. Anche 15? Certo, deve essere un valore molto vicino a quella che è la normalità. Diciamo, quel valore lì è veramente... Questa signora, insomma, soffre di un'anemia molto
cioè, diciamo, l'attività fisica può essere fatta, assolutamente, non è che l'attività fisica non può essere fatta. Anche con quei valori, dice. Bisogna vedere che tipo di attività fisica. Certo, se metto l'organismo sotto sforzo, è chiaro che meglio di no, ovviamente. Già c'ho una dispnea dell'anemia che mi provoca, no? Quindi basta che faccio una camminata veloce, ovviamente comincio a sentire il battito cardiaco che aumenta, eccetera, no? Senso di stanchezza, mi gira la testa. Se poi mi metto pure a fare le corse, chiaramente... No, come ho detto prima di fare l'attività fisica bisogna fare un check-up completo. Ovviamente. Però in questo caso la signora potrebbe fare delle discipline dolci, delle attività fisiche che non incrementi, cioè che non vadano... Sì, infatti l'ho detto, non è che sia controindicato, assolutamente. Bisogna vedere quale tipo di attività fisica intende la signora, cioè, capito, magari una signora che prima faceva palestra e adesso mi chiede se con questo valore, cioè, bisogna vedere qual è l'attività fisica, perché se consideriamo fare attività fisica una passeggiata per 10 minuti, perché non la può, cioè, la può fare? Assolutamente, la può fare, è chiaro. Poi, come dicevo prima, bisogna basarsi anche su quelle che sono le sensazioni soggettive. Certo. Bene. Sì, noi siamo arrivati al termine. Dottoressa, un sacco di domande sono arrivate ancora oggi. Io la ringrazio per la sua esaustività, per la sua completezza nelle informazioni. Siamo arrivati alle 15:54 minuti, quindi io la lascio tornare naturalmente al lavoro e la ringrazio per essere intervenuta oggi pomeriggio qui a Radio Fermo 1, dottoressa Dina Martuffi, appunto dell'Unità Operativa di Medicina Fisica e Riabilitazione dell'Area Vasta 4. Saluti a tutti. Grazie. La ringrazio. Grazie.